Questo è uno dei segreti più grandi della geometria sacra, il quale cresce dalla fisica moderna. In fisica c'è stata una completa rivoluzione sul concetto delle onde e delle particelle. Dal pensiero che è tutto particella, continuiamo ad approfondire e incontriamo materia sempre più piccola, ed è proprio qui che troviamo una piccola cosa indivisibile. Questo è quello che pensavano circa nel XVIII secolo. Ciò che crea tutto è una piccola palla biliare solida di materia. Il sogno materialista è scoppiato nel 1900. Con una scoperta sulle radiazioni del corpo nero e con la rivoluzione nella fisica quantistica abbiamo scoperto che ci sono sia onde che particelle. Le particelle sono una materia fisica formata dal collasso di onde. La nostra energia del corpo è l'onda, che o collassa o cristallizza tutte le forme nel corpo fisico. Oggi analizzeremo il termine delle cose come cellula staminale e simili. Le cellule staminali sono semplicemente un'altra parte del sistema particellare. Ciò che è dietro a tutto questo è la configurazione dell'onda del corpo umano, che si riempie di materia. In altre parole, il corpo fisico si forma intorno a questo asse centrale di energia. Non è una struttura fisica del corpo, ma una forma energetica. Ora, quello che è successo quando abbiamo iniziato a sviluppare la metafisica moderna, con l'avvento della società teofisica, che diventò lo schema principale del movimento New Age metafisico, è che iniziarono ad estrapolare conoscenze da diverse tradizioni. Dobbiamo essere consapevoli che c'è un segreto nascosto nell'Himalaya. C'è un segreto per i taoisti cinesi. Ci sono un sacco di segreti nella vera conoscenza dell'antico Egitto. Gli egizi dicevano che i loro segreti non saranno mai svelati. Questo significa che le cose che ci hanno insegnato, i ritrovamenti avvenuti, sono scoperte per così dire volontarie. In realtà saremo sempre all'oscuro di ciò che stavano facendo. Quindi i conoscitori moderni hanno raccolto questi piccoli pezzi di conoscenza, il primo dei quali è stato il canale Sushumna dello yoga. Sushumna in pratica è un canale interiore che segue la spina dorsale, la cui funzione è di muovere l'energia dal basso verso l'alto. È molto simile a quello che chiamano il vaso governante nella medicina cinese, è molto simile, ma ci sono delle differenze nella struttura di base. Dentro la spina dorsale, verso il centro del corpo, non nel centro assiale, ma lungo l'interno della dorsale, c'è un canale di energia. C'è anche un altro canale di energia che scorre all'interno della spina. Un altro ancora che non è molto ben conosciuto, si avvolge intorno alla spina dorsale all'esterno e cresce fino alla testa. Questi canali non scorrono dritti. Si incrociano, creando uno schema caduceo mentre vanno verso l'alto. Lo potresti vedere in qualche illustrazione indiana o nepalese. Tutto questo è connesso alle strutture energetiche del corpo, dove la materia fisica si forma. Quello che succede è che in parecchie tradizioni considerano questo canale il centro assoluto del corpo. Nello yoga taoista di oggi è riferito come il canale della fiducia oppure il polo Taiji, ma in passato, nella cultura antica cinese, aveva molti altri nomi. Prima di parlare delle tradizioni indiane, voglio fare una premessa. Le tradizioni indiane, come le tradizioni taoiste, non erano unificate. Non è solamente una sola tradizione seguita da tutti. Tutto il concetto dell'induismo è un nome per raggrumare un'infinita serie di gruppi di settori diversi che insegnano in modi diversi, costruiscono le loro energie del corpo in modi diversi, ma sempre con concetti simili. Ad esempio i chakra, i nadi, eccetera. Stessa cosa per i taoisti. Avevano gli stessi concetti principali sull'energia del corpo, ma hanno poi sviluppato questo concetto diversamente. Il segreto delle tradizioni indiane è importante. L'energia che scorre nel corpo, dalla corona al perineo, è il canale di energia principale del corpo. Esso interagisce anche se separato dagli altri canali di energia che scorrono ai quattro lati della spina dorsale e l'avvolgono. Sono tutti canali energetici diversi, ma comunicanti. Quindi, una delle più affascinanti sfide di oggi è essere capaci di mettere assieme tutti i pezzi delle varie tradizioni,
affinché si possa formare uno studio unificato sul lato impercettibile del corpo umano e le diverse pratiche. Quindi, se vai ad esplorare qualsiasi tipo di antica tradizione spirituale, potrai vedere che hanno, la maggior parte, segnalato l'esistenza di diversi livelli strutturati, diversi livelli di manifestazione che arrivano poi e tutti quanti al più alto, dove ti senti connesso con tutto, facendo parte di una sola essenza. Poi, attraversi questi multipli livelli, con nomi diversi e tradizioni diverse, fino a raggiungere il livello fisico. Dobbiamo capire che l'elettromagnetica è in realtà sotto il livello fisico. Non è energia vitale, non è sopra il fisico, è sotto. L'intera idea è che c'è uno schema dietro ogni cosa. Una delle cose che ho descritto nella serie di Gaia è che le tradizioni antiche dicono quasi tutte da dove le strutture fisiche arrivano, ovvero da un pensiero nella mente di Dio, da quel campo unitario originario. Inizia come un pensiero puro, poi questo pensiero si manifesta nelle tradizioni spirituali come archetipi o esseri spirituali. Esseri spirituali coscienti, veri, come te e me, a volte anche di più, molto più avanzati. In noi si cristallizzano in determinati schemi, poteri e funzioni. Capirono che è da quel punto che inizia il ciclo karmico. Le reincarnazioni fisiche di ciò che in Occidente e nella teofilosofia chiameremmo livello causale. Poi si giunge all'effettivo, ovvero come riusciamo a capire a livello mentale le cose a livello concettuale. Poi scende ancora di più, per formare le strutture del corpo emotivo, che in realtà è ciò che guida maggiormente il nostro comportamento. Scenderà ancora fino a raggiungere ciò che la fisica studia, ovvero le onde del corpo eterico, il chi, il livello del prana, ovvero la forza vitale. Essa è una struttura di pura energia, che dà le basi su cui si forma la materia fisica, dove si raddensa o cristallizza, creando così il corpo fisico. Una volta che il corpo fisico è stato costruito, le energie decadono alla velocità della luce e si trasformano nello spettro elettromagnetico. Consideriamo che questa cosa era una conoscenza base nel mondo antico. In questo modo riusciremo a capire qual è lo schema dietro ad ogni cosa, le chiavi. Mentre cresciamo, dobbiamo prenderci cura di noi stessi, anziché farlo fare a qualcun altro. Questo processo di maturazione è presente in ogni vita. È tipo un microcosmo che si svolge in ogni singola vita. Cosa succede a noi, in quanto esseri spirituali che attraversano diverse vite? Iniziamo senza conoscere niente, ignoranti. Gli esseri spirituali più alti devono guidarci ed insegnarci. Poi ci incarniamo in un corpo fisico ed attraversiamo una serie di esperienze che ci istruiranno. Quindi il nostro periodo di vita fisico tende ad essere un microcosmo di una vita. Succede in tutto, noi lo chiamiamo frattale. Questa particolare figura esiste in ogni tipo di sviluppo, grande o piccolo. Per esempio, nelle serie di Gaia, potremmo notarlo nella figura a toro. Se hai una sfera, la forma primaria per contenere conoscenza ed energia insieme, insomma, una forma di contenimento, e la fori dall'alto al basso, l'energia riuscirà a fluire attraverso questo foro, assumendo la forma di una clessidra. L'energia fluirà all'esterno, seguendo la sfera per poi tornare al centro, all'interno, dove ripeterà il processo. Quello è un toro. Una volta che percepisci queste forme, capisci come tutto potrebbe essere connesso. È la stessa forma che governa ogni cosa. Abbiamo foto di strutture toroidali che vanno dal subatomico al galattico. Questo è il motivo per il quale ho detto grandi o piccoli, indipendentemente dalla grandezza alla stessa forma, che si identifica come chiave, così che si possa avere un flusso di energia. La stessa cosa vale per noi, a livello emotivo e mentale. Tutti noi, penso, abbiamo avuto l'esperienza di quando cresciamo e proviamo grandissimi desideri. Desideri emotivi. Dov'è la nostra metà? Dov'è la persona a cui ci uniremo? Dov'è il romanticismo che avevamo da piccoli? Pensavamo davvero a cosa avremmo voluto fare con la nostra anima gemella per rendere la nostra vita forse completa. Abbiamo avuto quel desiderio emotivo, ma poi siamo cresciuti, siamo andati a scuola e ci siamo scontrati contro parecchi muri.
siamo stati in cattive relazioni che non hanno funzionato. Eravamo innocenti e poi abbiamo subito il colpo. A quel punto ci siamo messi in dubbio. In questo modo iniziamo a vedere gli schemi. Tipo, ho avuto un certo comportamento che ha peggiorato la relazione. Vedo schemi disfunzionali in altre persone, forse riesco a gestirla quella persona, ma in un'altra no, perché è disfunzionale. Iniziamo quindi a vedere quegli schemi a livello emotivo. E la stessa cosa la subiamo a livello mentale. Come rimetto a posto la mia vita? Come devo gestire il tempo durante la mia giornata? Cos'è importante e cos'è invece da lasciar perdere? Ogni cosa ha una forma, uno schema, in ogni livello. Una volta che riesci a capire questi schemi, la stessa cosa si riflette nel livello spirituale. C'è una forma con cui gli esseri spirituali lavorano ed operano, e questo è molto importante per noi perché in questo modo ci possiamo avvicinare a ciò che viene definito occulto. Se non abbiamo idea di come operano gli spiriti, non abbiamo sviluppato nessun organo per percepire lo spirituale. In pratica siamo sia ciechi che sordi che stupidi spiritualmente. Durante il periodo dell'Antico Egitto venne composto il papiro dell'Ani, il più famoso libro dei morti, che è conosciuto anche come il nome di Vangelo di Osiride o Libro per uscire al giorno. All'inizio l'anima Ani viene accompagnato dal dio Horus. Ani viene rappresentato piegato, ricurvo, mentre Horus gli tiene la mano, guidandolo attraverso questi mondi che non sarebbe capace di attraversare o capire da sé. Eppure questo succede ad ogni essere umano. Il nostro obiettivo è di sviluppare al meglio che possiamo questi schemi. Avevi un corpo sano una volta, o meglio, avevi gli schemi per avere un corpo sano, ma poi hai assunto delle cattive abitudini. Questo lo affronta il tuo corpo, ma anche la mente, attraverso l'energia corporea. Devi capire quali sono i principi per alimentarti sia con il cibo che assumi, sia con le pratiche respiratorie, esercizi. Hai da considerare una grande varietà di cose. Non è da trascurare il corpo emotivo. Essere sani ed effettivamente avere una vita emotivamente piena e divertente, piuttosto che essere tristi, è fondamentale. Bisogna anche sapere come controllare la tua stessa mente affinché essa non distrugga la tua vita. La tua mente può diventare un superpotere. Tutte queste cose dipendono dalla tua conoscenza dello schema, la chiave di tutto. Le tradizioni classiche concordano tutte sul fatto che ogni cosa è originata da un'unità. La stessa che nella fisica materialista moderna viene descritta come uno stato di unità dove non c'è polarità, non c'è dualità e tutto è unito. La fisica stessa ammette che tutto è originato da questa unità, specificando che è essa la fonte della creazione perché in quell'unità non esiste un divario nella polarità. Il nostro intero mondo è basato sulla polarità. Cariche positive e negative nell'elettricità e nel magnetismo, con gli elettroni e i protoni. Gli opposti attraggono e allo stesso tempo repellono. Questo è un principio universale che puoi studiare prendendo anche semplicemente due magneti. Prova a mettere gli stessi poli insieme. Si repellono. Puoi sentire quasi una sensazione gelatinosa in mezzo a loro che li allontana. Girane una e a quel punto i poli saranno diversi. Non riuscirai a tenerle distanti l'una dall'altra. Vogliono stare insieme. Quello che fa la polarità è permettere alle cose di essere separate, ma allo stesso tempo essere energicamente in movimento l'una con l'altra, così da influenzarsi a vicenda. Essendo in un mondo polarizzato, permette un'evoluzione. L'evoluzione come essere spirituale è possibile unicamente in un mondo polarizzato e nel livello fisico, grazie allo scontrarsi contro i muri. Ecco perché ci reincarniamo qui, in un mondo polarizzato. L'unità benefica che ci ha dato origine, la conosciamo tutti in maniera subconscia. La desideriamo e questa lontananza la vogliamo diminuire con oppioidi o cose che ci mettono in uno stato di calma, che però ci rovinano a livello fisico. Abbiamo un subconscio che desidera avere un sollievo e quel desiderio molto spesso può essere causa di dipendenze. Dobbiamo capire che la ragione per la quale siamo in questo livello fisico è la sofferenza, se vogliamo afferrare la nostra forza interiore. Con il mondo polarizzato dobbiamo soffrire,
E magari non riusciamo ad ottenere quello che vogliamo, ma è parte del processo di ascesa ad un livello più alto. Queste erano tutte conoscenze scientifiche che si pensavano perdute e poi ritrovate. Ma lasciatemi specificare. Si pensava che dei ricercatori francesi nel 1900 avessero ritrovato dei manoscritti segreti egiziani che svelavano alcuni dei loro segreti. Ma non fu così. Non è un complotto quello che sto dicendo. È basato sui libri scritti dai partecipanti alla scoperta. Quello che realmente successe è che l'ordine gesuitico con la Chiesa Cattolica andò in giro per il mondo, collezionando informazioni esoteriche e riportandole alla Libreria del Vaticano. È semplicemente un fatto storico. Una cosa che hanno fatto con quelle conoscenze è che si erano incredibilmente interessati all'Egitto. Infatti avevano davvero provato a coltivare il sapere egiziano per metterlo tutto insieme. Furono capaci di sviluppare i loro cerchi e capire ciò che chiamiamo radioestesia, l'abilità di identificare radiazioni deboli che sono troppo piccole per essere identificate da un equipaggiamento elettromagnetico. La Chiesa Cattolica ha sviluppato un sistema con cui hanno allenato preti di prima lingua francese in quella scienza, di cui il più famoso era Abbe Mermet, un prete svizzero cattolico che scrisse un libro molto famoso. Puoi trovarne una copia tutt'oggi. In francese era chiamato Comment j'opère, in italiano I principi e la pratica della radioestesia. In questo libro svelò che è stato allievo dei gesuiti e che questi ultimi stavano allenando dei missionari per andare in luoghi stranieri usando la radioestesia affinché potessero identificare se, ad esempio, l'acqua che stavano per bere era inquinata, se si era affetti da una malattia, cosa fosse quella pianta ritrovata in natura, andrà a curare quella malattia? Tutto questo fa da base a quello che intendiamo oggi per rabdomanzia. Voglio però chiarire una cosa. La maggior parte di quello che definiamo come rabdomanzia oggi nel Nord America e in Europa è in realtà una rabdomanzia mentale. Non è la forma antica, ma moderna. Al tempo non era così. Una rabdomanzia mentale sarebbe che tu fai una domanda e in questo modo si programma il pendolo. Inizia a muoversi in un certo modo per farti avere una risposta chiusa, o sì o no. Ma non è di questo che stiamo parlando qui. Come usavano nel passato i pendoli? Ebbene sì, hanno ritrovato negli scavi archeologici ogni tipo di pendolo in Egitto. Centinaia e centinaia di questi pendoli ritrovati nella Valle dei Re e in altri luoghi ora sono tenuti nei musei di tutto il mondo, ma in realtà sono pendoli vibrazionali di energia che venivano usati per la radioestesia. Le conoscenze che furono pubblicate da Abbe Mermet non riguardavano la Chiesa Cattolica, in realtà non erano neppure orientate spiritualmente. Le persone che erano scienziati, persone come Lewis Turing, che era un ingegnere delle onde radio in Francia nel XIX secolo, che insegnò al Sorbonne Université, insegnò ai militari francesi la tecnologia a onde radio. Era furbo e abbastanza intelligente da capire che quello che abbiamo oggi, con le nostre onde radio e tecnologie elettromagnetiche, sta iniziando a raschiare la superficie di tutte le onde naturali che esistono. Quindi, iniziò ad usare quelle conoscenze per creare gli oggetti che servivano alla radioestesia, affinché si potessero identificare tutte queste parti diverse dello spettro dell'energia che provoca la manifestazione dell'energia vitale e le forze guaritrici, che in realtà rigenerano la vita biologica, la quale non avevamo minimamente individuato prima. Non è lo spettro elettromagnetico, non è lo spettro della materia, che chiamiamo tavola periodica. Questo è lo spettro dell'energia vitale in sé. Thank you.